Buongiorno a tutti, continuiamo i nostri spunti sulla Parashat Shavua. La Parashah è quella di Tetzaveh. Continuiamo il discorso riguardo al Mishkan. Nella Parashah di Tetzaveh si affrontano i vestiti del Kohen Gadol. I vestiti del Kohen Gadol che nella Parashah ci viene spiegato che se un Kohen, un sacerdote, è un sacerdote semplice, ha semplicemente quattro indumenti che deve indossare, bensì il Kohen Gadol, il sacerdote principale, deve indossare otto elementi. Adesso il Shemi Shemueli, il Rebbe di Sokhashev, si domanda per quale motivo il Kohen Gadol deve mettere otto indumenti e il Kohen semplice ne deve mettere solamente quattro. Affronta quindi il Shemi Shemuel il valore dell'abito nella tradizione ebraica. Abito che poi troveremo anche nella Megillah che abbiamo letto oggi, nella Megillat Esther, dove Mordecai si cambia l'abito due volte. Prima si mette un sacco in segno di lutto, poi si mette gli abiti del re Achashverosh. Quindi andiamo un attimino a vedere il valore dell'abito nella parasha di Tezaveh. Allora, innanzitutto il Shemi Shemuel affronta un argomento un attimino distaccato dall'indumento, bensì tratta del corpo umano. Il Shemi Shemuel dice ci sono delle parti del corpo umano che sono all'interno del nostro corpo e non visibili. Quali sono queste parti? Il cervello e il cuore. Il Shemi Shemuel ci fa notare che le parti fondamentali che fanno funzionare il nostro corpo e fanno vivere il nostro corpo non sono visibili all'occhio umano. Il Shemi Shemuel poi analizza anche il fatto che ci sono altre parti del corpo umano che sono coperte. Sono coperte anche se possibilmente visibili, ma sono coperte per una questione di pudore. Qual è quindi la funzione di questa copertura? Il Shemi Shemuel semplicemente ci dice che le parti più importanti sono quelle che sono coperte. Quindi potremmo così spostarci sulla figura dei Kohanim e dire che il Kohen che ha più abiti rispetto a un altro Kohen è più importante rispetto a lui. Il Kohen Gadol è più importante del Kohen semplice, lui ha più coperture. Però il Shemi Shemuel si fa una domanda logica. Nella Parashah vediamo che i Leviti sono la parte di Am Yisrael che non hanno alcun indumento. I Leviti, che hanno una funzione importante nel popolo ebraico, maggiore rispetto a Israel, non hanno alcun tipo di indumento. Quindi il Shemi Shemuel dice: non è questa la funzione dell'indumento. L'indumento, aumentare il numero di indumenti non significa che venga fatto nella Torah per aumentare l'importanza della persona che gli indossa. Il Shemi Shemuel analizza il fatto che i Leviti, qual è la funzione dei Leviti? La funzione dei Leviti è quella di cantare. Allora il Shemi Shemuel dice: se i Leviti devono cantare, non hanno bisogno di indumenti particolari. Perché? Perché la loro funzione non ha bisogno di essere coperta. Bensì, la funzione del Kohen, qual è? La funzione del Kohen è quella di entrare a stretto contatto con HaKadosh Baruch Hu. Per entrare a stretto contatto con HaKadosh Baruch Hu, tu non hai bisogno di mostrare. Tu hai bisogno di essere coperto. Per entrare in un vero rapporto forte con HaKadosh Baruch Hu, tu non puoi aprirti troppo al mondo esterno, devi essere coperto il più possibile. Il Kohen Gadol rispetto al Kohen semplice è colui che entra nel Kodesh HaKodashim, colui che ha il contatto più vicino con HaKadosh Baruch Hu. Se il Kohen non coprisse il più possibile il suo intimo, il suo cuore, il suo corpo nel rapporto con HaKadosh Baruch Hu, ci sarebbe un rapporto difficile con HaKadosh Baruch Hu. Il rapporto che devi avere con HaKadosh Baruch Hu è un rapporto privato, è un rapporto intimo. È un rapporto intimo
E lo stesso fanno i Coanim semplici, nonostante loro non debbano entrare nel Kodesh HaKodashim, nel punto massimo di santità del popolo, del Mishkan. Comunque loro sono quelli che fanno i sacrifici, quelli che portano il contatto del popolo ebraico con HaKadosh Baruch Hu. Quindi capiamo un attimino la funzione, dell'abito. L'abito non è un qualcosa per dare importanza, bensì l'abito è un qualcosa per entrare in intimità con HaKadosh Baruch Hu. Noi lo vediamo anche nella Halakha questo. La Halakha dice che di Shabbat, di festa e anche di Purim abbiamo un abito particolare. A Purim abbiamo il travestimento, abbiamo la maschera. Shabbat abbiamo l'abito particolare. Nei Chagim abbiamo l'abito particolare. L'abito è il mezzo per portarci in intimità con HaKadosh Baruch Hu. Adesso Mordecai nel... Anche Mordecai utilizza l'abito nella Megillat Ester. Utilizza l'abito per arrivare al successo. Se all'inizio della Megillah, infatti, vediamo che Mordecai strappa il suo abito cambiandolo con un abito di lutto, alla fine della Megillah lui utilizza l'abito del re Ahasverosh per arrivare poi a portare alla salvezza di Am Israel. Ma che cos'è realmente l'abito? Il Shemi Shemuel si domanda che cos'è l'abito di Purim, che cos'è l'abito che noi ci mettiamo di Shabbat, che cos'è l'abito che i Kohanim si mettono. L'abito è una copertura, l'abito è come fosse una stanza chiusa dove noi dobbiamo mettere le nostre cose più intime. Il Shem Shemuel dice che Amalek utilizza un abito. Perché utilizza un abito? Perché Amalek è il nemico che si nasconde, è il nemico nascosto. E lui utilizza questa copertura per colpire il popolo ebraico. Per concludere, al giorno d'oggi noi vediamo l'abito un po' come potremmo vederlo nella parasha della settimana. Noi vediamo l'abito come segno di importanza. Noi giudichiamo una persona dall'abito, giudichiamo una persona dal suo aspetto, giudichiamo una persona da lui che cosa indossa o non indossa. La Torah ti dice che il Kohen Gadol si deve mettere più abiti del Kohen Idiot, del Kohen semplice. Ma che cosa ci vuole dire la Torah? Che l'abito è un segno di importanza? Il Shem Shemuel ti dice assolutamente no. Ti vuole insegnare che l'abito serve a noi per coprire il più possibile la nostra persona all'esterno. Non abbiamo bisogno di mostrarci all'esterno, abbiamo bisogno di cancellare l'idea di abito, abbiamo bisogno di non giudicare il prossimo in base a quello che indossa o non indossa, abbiamo bisogno dell'abito come ha utilizzato l'abito Mordecai per arrivare al successo. Ci sono dei momenti in cui tu devi usare l'abito e strapparlo, ci sono dei momenti in cui tu devi mascherarti da Re Ahasverosh, ma quello che è importante è utilizzare l'abito per coprire la tua intimità, per rafforzare il tuo legame con HaKadosh Baruch Hu. Non dobbiamo utilizzare l'abito per mostrarci quello che non siamo o per farci giudicare in un certo modo. Dobbiamo essere il più possibile coperti, dobbiamo essere il più possibile avere un rapporto con HaKadosh Baruch Hu il più possibile intimo e utilizzare il nostro abito per arrivare, come ha fatto Mordecai in Purim, come fa il Kohen Gadol nel Kodesh HaKodashim, ad avere un rapporto forte e duraturo con HaKadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.